Alessandro Bruno, terminata la stagione con il Notaresco, una stagione molto positiva, direi brillante, siete stati per larghi tratti la rivelazione del girone F di Serie D, complimenti da noi, ma penso che ne hai ricevuti tanti quest'anno, qual è il bilancio? Ma grazie per i complimenti, un bilancio molto positivo in quanto il nostro obiettivo era l'abbiamo raggiunto in netto anticipo, con tanti giovani in campo, abbiamo valorizzato tanti ragazzi e questa era, diciamo, la cosa prioritaria. Siamo stati competitivi su ogni campo e questo significa che comunque i ragazzi hanno appreso bene i dettami che abbiamo dati da inizio stagione. Quindi un bilancio molto positivo, siamo contenti, adesso guardiamo il futuro con molta fiducia. Te l'hanno chiesto tante volte, io mi accodo, tra i ragazzi che hai valorizzato molti probabilmente sono in grado anche di fare il salto nei professionisti. Qualche ragazzo interessante c'è, credo che comunque presto ne sentiremo parlare perché sono ragazzi che sono cresciuti in maniera esponenziale e quindi è giusto che nei prossimi anni vanno in categorie, diciamo, superiori. Qualcuno magari rientrerà nel Pescara visto che è la casa madre del Pescara. Sì, c'è Scipione che è ancora di proprietà del Pescara e quindi lui è uno di questi che merita una chance perché è un ragazzo per bene che poi dà anche delle ottime qualità. Alessandro, parliamo di te perché sei su tutti i titoli dei giornali ogni mattina, il Pineto, si parla di una possibile conferma a Notaresco o del salto in Lega Pro, insomma cosa ti riserverà il futuro? Ma adesso siamo in attesa, aspettiamo un po' che finiscono i campionati dai playoff e playout e vediamo un po' com'è il da farsi. Abbiamo ancora un incontro da fare con il presidente Luigi Di Battista, per ora il Pineto è una falsità perché non c'è stato nessun contatto diretto, quindi se il nome circola però questo fa piacere perché evidentemente hanno apprezzato il lavoro fatto durante quest'anno. Solo un flash, il Pescara è uscito al secondo turno dei playoff, grande rammarico, una squadra di qualità con tanti giovani che però non è riuscita a esprimere tutto il suo potenziale. Qual è il futuro del Pescara? Ripuntare subito a vincere il campionato? Ma il futuro del Pescara intanto è tranquillo, è roseo, sotto l'aspetto, diciamo, tra virgolette finanziario, perché danno sempre continuità, il presidente Sebastiani dà continuità da tantissimi anni, quindi questo già è un ben punto di partenza. Poi dopo c'è sempre questa la voglia di puntare sui giovani, è stato sempre alla base di questa società e quindi credo che sarà questo, diciamo, il futuro. Sperando che poi dopo ci possa essere qualcuno che possa dare una mano al presidente per fare squadre ancora più competitive.